Prima del fatidico 7 dicembre 1941, l'88% della popolazione americana, sondaggio realizzato in America nel settembre 1940, era contraria a mandare i propri figli a morire per una guerra lontana, e il signor Franklin Delano Roosevelt, proprio come il signor Woodrow Wilson, venne eletto presidente grazie alla promessa che non avrebbe mai trascinato la nazione in un conflitto. Ecco infatti cosa dichiarò pubblicamente ai suoi elettori Roosevelt. E mentre sto parlando a voi, madri e padri, vi do un'altra assicurazione. L'ho già detto altre volte, ma lo ripeterò all'infinito. I vostri ragazzi non verranno mandati a combattere nessuna guerra straniera, ma nonostante queste buone dichiarazioni d'intenti volte solo ad accattivarsi il consenso di un'America pacifista, il procurato attacco giapponese e il conseguente bagno di sangue di Pearl Harbor provocarono un'ondata emotiva tale che l'opinione pubblica americana mutò repentinamente atteggiamento, optando, come cinicamente previsto, a favore dell'intervento militare. In sostanza, senza un episodio come quello di Pearl Harbor, l'amministrazione americana non avrebbe mai potuto trascinare il paese in guerra e il presidente Roosevelt avrebbe dovuto, suo malgrado, mantenere le promesse fatte alla nazione. Grazie al Freedom of Information Act promosso dal parlamentare USA John Moss, molti ricercatori indipendenti hanno potuto trovare accesso ad uno straordinario numero di documenti sulla guerra del Pacifico. Dallo studio accurato di questi è poi emersa tutta la verità sconcertante. Si viene così a sapere che già il 7 ottobre del 1940, nel quartier generale della Marina di Washington, circolò un bollettino destinato a compromettere per sempre l'amministrazione Roosevelt nella premeditazione della guerra. Il dispaccio proveniva dall'ufficio dei servizi informativi ed era indirizzato a due dei più fidati consiglieri del presidente, i capitani della Marina Walter S. Anderson e Dudley W. Knox. Al suo interno recava la sottoscrizione in calce del capitano di corvetta Arthur H. McCollum, un militare esperto dei costumi del Sol Levante. Quest'ultimo, infatti, aveva trascorso diversi anni della sua vita in Giappone e ne conosceva perfettamente la cultura. Si poneva quindi come l'uomo adatto per studiare una strategia di provocazione. McCollum elaborò così un piano che prevedeva 8 diverse modalità d'azione per ingaggiare una guerra con il Giappone. Il documento si componeva di 5 pagine e in esso si faceva esplicito riferimento alla creazione di quelle condizioni che avrebbero costretto i giapponesi ad una reazione armata contro gli USA. Una volta che questa si fosse verificata, la nazione americana si sarebbe ritrovata automaticamente impelagata nell'intero conflitto mondiale. La stipula del famoso patto tripartito siglato a Berlino il 27 settembre 1940 garantiva infatti alle forze dell'asse Germania, Italia, Giappone mutuo soccorso reciproco durante tutto il conflitto. Le operazioni da seguire per raggiungere questo obiettivo sono qui di seguito sinteticamente elencate. Accordarsi con la Gran Bretagna per l'utilizzo delle basi inglesi nel Pacifico, soprattutto Singapore. Accordarsi con l'Olanda per utilizzare le attrezzature della base e poter ottenere provviste nelle Indie orientali olandesi e l'attuale Indonesia. Fornire tutto l'aiuto possibile al governo cinese di Chiang Kai-shek. Inviare in Oriente, nelle Filippine o Singapore, una divisione di incrociatori pesanti a lungo raggio. Spostare le due divisioni di sottomarini in Oriente. Tenere la flotta principale degli Stati Uniti, attualmente nel Pacifico, nei pressi delle isole Hawaii. Insistere con gli olandesi affinché rifiutino di garantire al Giappone le richieste per concessioni economiche non dovute, soprattutto riguardo al petrolio. Dichiarare l'embargo per tutti i commerci con il Giappone, parallelamente all'embargo dell'impero britannico. Il bollettino McCollum delle 8 azioni è stato scoperto da Robert B. Stinnett il 24 gennaio 1995 nella scatola numero 6 di una speciale raccolta della Marina degli Stati Uniti, RG-38, Modern Military Record Branch degli Archives II.